Salve a tutti, sono Master Wallace, carico, 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 come sempre, eh? Dopamina, dopamina. Allora, ragazzi, oggi un video interessante come sempre, mi è stato richiesto da molto tempo, quindi lo faremo. Anche qui esporrò le mie idee, le mie opinioni, quindi valutate sempre voi, ogni iniziativa è una vostra responsabilità, io vi espongo solo le mie idee, la mia opinione, la mia esperienza. Devo dire che alcuni mi dicono: Master, noi quando tu fai video che parli staremo ad ascoltarti anche per ore, perché ci piace quando parli, spieghi, quindi fai video molto lunghi, ma ragazzi io faccio i video per cercare di esporre al meglio la questione, poi non è che posso stare qui un'ora o 2 ore a parlare, cioè potrei anche farlo su certi argomenti, potrei parlarne fino a domani, però non è il caso. Comunque vi ringrazio per questa vostra stima. Ribadisco, grazie a tutti per i 42.000 iscritti superati, quindi procediamo a scalata verso i 50.000, eccetera, eccetera. Abbonamenti da gennaio, boom di abbonamenti, quindi noi non possiamo che ringraziarvi tutti della stima che ci date, allora, e della credibilità. Allora, argomento latte, il latte, ragazzi, il latte. Io vi dico subito una cosa, proprio lo dico chiaro. Io non ho mai smesso di bere latte nella mia vita, cioè dal momento della nascita, dove tutti noi ci abbeveriamo al latte materno, magari in alcuni casi particolari anche col latte, diciamo, artificiale, però tutti siamo nati e cresciuti nei primi mesi di vita con il latte, giusto? Bene. Bene, io non ho mai smesso di bere latte, perché l'ho sempre bevuto fin da bambino. Da ragazzo, da adulto e tuttora continuo a bere latte. Ovviamente adesso ne bevo meno rispetto a certi periodi, vi spiegherò anche perché, però lo bevo tuttora. Questo per dirvi che bere latte è anche importante per il discorso proprio, poi affronteremo quello dell'intolleranza al lattosio, ma proprio il fatto di continuare a bere il latte aiuta in questo senso. Perché è soprattutto chi poi interrompe di bere il latte per moltissimo tempo che l'organismo perde la capacità di produrre questo enzima che si chiama la lattasi, che è quello che deve scindere lo zucchero del latte, no? Che è composto da due zuccheri. E quindi senza questo enzima, cosa succede? Vabbè, affrontiamo subito questo argomento qua, poi vi dirò anche l'importanza del latte nel culturismo e bodybuilding. Vedete, la principale obiezione che si fa al latte, c'è anche quella, il famoso discorso, l'uomo è l'unico mammifero che continua a bere latte anche nella vita adulta, che anche questa è un'altra sciocchezza presa così com'è. Se invece la analizziamo in una visione diversa, è un fatto assolutamente non solo naturale, ma anche raccomandabile, ma affronteremo anche dopo questa cosa. Allora, dicevo, molte persone dicono non togliere il latte. Quando lo bevo ho dei disturbi gastrointestinali, alcuni dicono mi dà ritenzione idrica, cioè chi ne ha più ne metta. Sembra che il latte sia diventato un alimento veramente. Alcuni proprio, perché dopo qui si assumono delle posizioni da fondamentalista. Oggi nel mondo così della nutrizione abbiamo dei fondamentalisti, vegani, vegetariani, certi alimenti vengono proprio a priori banditi. Con delle crociate terroristiche, no? Perché è così oggi, c'è proprio il fondamentalismo nell'ambito della nutrizione. E il latte spesso cade in questo discorso qua, cioè il latte da alcune forme di opinione viene addirittura demonizzato, come se fosse una causa di chissà quali mali del mondo. Allora vi dicevo, l'enzima lattasi succede questo, se per un periodo lungo, più o meno lungo, si smette di bere latte, l'organismo perde questo enzima. Cosa succede? Se voi perdete questo enzima, l'organismo non lo produce più e bevete latte, magari anche poco, lo zucchero del latte, quando arriva nell'intestino, non essendoci più questo enzima, succede che è indigerito o quantomeno i batteri intestinali devono fare un lavoro, come dire, un po' sporco. E non avviene una digestione ottimale di questo zucchero che può causare fermentazioni, gas intestinali, disturbi gastrointestinali e a volte ritenzione idrica. Questa cosa non è che sia campata in aria, questa cosa su alcuni individui succede davvero.
Premettiamo che comunque un'eventuale intolleranza al lattosio, se anche uno poi beve latte, cioè non è che sia una cosa pericolosa, diciamoci chiaro, non è che sia una catastrofe che si rischia di andare in terapia intensiva, tutto più si può avere qualche disturbo, ma l'intolleranza non hanno mai ucciso nessuno, chiariamo questa cosa. Per ovviare a questo inconveniente, ad esempio a me non è mai capitato perché ho sempre bevuto latte, per cui lo digerisco benissimo, perché non ho mai smesso. Se uno, diciamo, volesse bere latte perché ha questo problema dell'intolleranza, ci sono un paio di soluzioni che adesso vi dico. Se poi uno non lo vuole bere per una questione ideologica, a prescindere, dico io il latte non lo bevo, punto, va bene, è una scelta. Posso anche dire che il latte non è indispensabile alla vita, cioè si può benissimo vivere senza bere latte. Attenzione, io non sono di quelli che dicono no, bevete latte perché... Vi spiegherò come si può comunque bere latte senza problemi e la sua utilità, ma ciò non toglie che si può stare anche senza bere latte. Per cui, solo che se uno lo dice per una posizione ideologica, perché dice il latte fa male, ecco, questo è sbagliato, perché non è così. E entriamo piano piano nel merito. Dunque, la prima via per iniziare a bere latte è questo, è questa. Cominciare con piccole, piccole dosi quotidiane. Può essere un quarto di bicchiere, un po' alla volta, un paio di volte al giorno, piano piano si aumenta, l'organismo lentamente riprenderà la sua capacità di produrre l'enzima lattasi, ok? Questa è la via, diciamo, più usata verso chi... Io ho conosciuto tante persone che hanno fatto questo metodo e effettivamente hanno detto, beh, io pensavo proprio di essere intollerante, ma è una questione di abitudine, di ricominciare piano piano, e hanno cominciato. Può succedere però che anche facendo questo metodo qua si mantengono comunque alcune problematiche di natura così gastrointestinale, diciamo. Questo può succedere perché non siamo tutti uguali. Ci sono proprio persone che a causa di differenze, se vogliamo anche genetiche profonde, che magari nemmeno conosciamo, ma può succedere che davvero alcuni hanno proprio un'intolleranza totale al lattosio. È una cosa abbastanza, non è frequente, è rara, però ci può stare. In questo caso, ahimè, rinunciate al latte, magari ci sono altri prodotti, ma... Però ecco, un altro sistema, se uno magari comincia a bere latte piano piano e vede che però continua a avere qualche problemino, un altro sistema è quello di usare latte o prodotti caseari, perché attenzione, poi c'è anche il nesso con i prodotti caseari, il latte diciamo che non contiene il lattosio. Ci sono dei latti, delle forme di latte famose, per citare Osimil, ma adesso non è perché per fare pubblicità, ma ce ne sono vari, che non hanno il lattosio, per cui quantomeno in teoria sono digeribili da chiunque. Ho conosciuto anche qui tantissime persone che bevono latte, ma in quella forma lì, cioè priva di lattosio, e non hanno problemi. Per cui c'è anche questa soluzione qua, se proprio volete bere latte senza avere problemi, semmai avete delle intolleranze, semmai, ok? Detto questo, poi i vantaggi del latte che poi diremo di natura nutrizionale, che sono proteine di alta qualità biologica e il calcio, possiamo trovare anche in altri prodotti simili, diciamo, i prodotti caseari, per esempio lo yogurt generalmente, per il fatto che i batteri digeriscono molto bene il lattosio, lo yogurt generalmente non crea questi problemi tipici del latte, no? Anzi, si digerisce bene. Ma ci sono anche gli yogurt, anche quelli senza lattosio, cioè proprio se vogliamo andare a fondo di tutta la questione, i prodotti per continuare a bere latte o prodotti caseari ci sono. Quindi è una scelta che uno deve fare o non fare, ma volendo si può fare anche questo. Per cui yogurt in sé va già bene, poi ci sono addirittura yogurt senza lattosio, per cui già qui siamo proprio a, come dire, se non funzionano queste cose qui, vuol dire che veramente il vostro organismo è uno di quei rari organismi che proprio ha intolleranza totale ai latticini, magari non è nemmeno il lattosio, non si sa nemmeno, però può succedere. Allora, detto questo, vedete ragazzi, guardate che il latte nel culturismo, il latte, specie quando si è molto giovani, il latte è un alimento che c'è sempre stato nei giovani culturisti, in tutto il mondo. Vabbè, c'è la famosa foto di Arnold che si beve il bicchierone di latte, adesso non entriamo nel metodo, ma
Il latte è sempre stato un alimento che nel mondo del culturismo natura è sempre stato molto usato, da sempre, ma da moltissimi decenni, anche nell'era pionieristica del culturismo, il latte c'era sempre. Perché? Perché è un alimento che fornisce, ripeto, proteine di alta qualità biologica. Mezzo litro di latte, faccio per dire, fornisce più di 15 grammi di proteine di alto valore biologico. Ragazzi, quello è. E quindi chi magari non si può permettere di mangiare molta carne o addirittura usare gli integratori proteici in polvere, il latte è un aiuto, un sostituto. Il latte, come può essere anche lo yogurt, i formaggi. Vedete, per esempio, i formaggi, anche quelli, intanto sono più digeribili del latte perché contengono meno lattosio, molto meno, alcuni praticamente niente. Ma per esempio, i formaggi come fonte di calcio, perché anche questo è un altro argomento molto usato contro il latte, si dice addirittura il latte non è vero che previene l'osteoporosi, attenzione, addirittura la causa, cioè qui siamo arrivati all'eccesso, il latte causa l'osteoporosi, che è un'affermazione che in sé è ridicola, ok? E poi vi spiegherò perché. Ma guardate che il latte comunque, il latte e i latticini in genere, prodotti caseari, sono molto ricchi di calcio, che è una forma di calcio che è altamente assimilabile, di più rispetto al calcio che possiamo trovare nelle verdure, tipo il cavolo, eccetera, eccetera. È una forma di calcio molto più assimilabile. Così come per esempio, facendo un trasloquio in un altro argomento, il ferro che trovate nella carne, o anche lo zinco, soprattutto il ferro, è una forma che è molto più biodisponibile rispetto al ferro che trovate nelle verdure o nei... C'è anche questa cosa qua che è importante. Addirittura certi formaggi, per esempio, il parmigiano, il grana padano, sono ricchissimi di calcio, ancora più del latte. Quindi un pezzetto di formaggio, un pezzetto, tipo, posso dire 50 grammi, 70 grammi, oltre a fornirvi un alto grado di proteine di altissimo valore biologico, vi fornisco anche tantissimo calcio altamente biodisponibile. Ok? Quindi ragionate anche su questa cosa. Il discorso dei grassi saturi affronteremo anche quello. Vedete, questo è un argomento talmente complesso che io ovviamente, ripeto, ne potrei parlare per ore perché ci sono tante sfaccettature e le affronteremo un po' alla volta. Vengo al discorso un attimo del... parlavamo del latte, del calcio. Ecco, l'osteoporosi, attenzione. Guardate che l'osteoporosi, il principale fattore che scatena l'osteoporosi, volete sapere qual è? Lo volete proprio sapere? È l'inattività fisica. L'inattività fisica. Spesso cito nei miei video l'esempio degli astronauti, che quelli che stanno sulle stazioni spaziali per dei mesi, in assenza di gravità, attenzione, in assenza di gravità, nonostante facciano tutto quello che sia possibile fare per stimolare la matrice ossea, ovvero si allenano lassù, si allenano imbragati in delle situazioni pazzesche per cercare di sforzare un po' il muscolo, prendono integratori di tutti i tipi per le ossa, eccetera, eccetera, integratori anche vitamine, farmaci, fanno il possibile. Però sapete cosa succede quando tornano a terra? Che hanno un grado di osteoporosi avanzatissima, paragonabile o più grave a quella di persone anzianissime. Cioè le loro ossa sono diventate più porose, hanno perso calcio a dismisura. E sapete perché? Perché in assenza di gravità l'osso non si sforza. E l'osso, l'unico modo che ha di mantenersi forte, di continuare la produzione di osteociti continua, quindi mantenere la densità ossea, è quella di essere stimolato. Ecco perché ho sempre detto, guardate che il bodybuilding, l'uso dei pesi, che non c'è nulla più dell'uso dei pesi che vi fa lavorare contro la forza di gravità, è la migliore assicurazione contro l'osteoporosi, per uomini e per donne. Non so se mi spiego, ok? Quindi è chiaro che se prendiamo un anziano sedentario, potrebbe anche assumere calcio a sufficienza, ma se è molto sedentario, comunque quell'età lì, è chiaro che le sue ossa diventano, poi molti dicono, vedete, beve latte, però ha l'osteoporosi, ma ce l'ha perché non si muove. Poi guardate che il calcio, attenzione, il calcio poi per essere assimilato al meglio ha bisogno di cofattori, tra cui possiamo citare la vitamina D, che è importantissima per assimilare il calcio, no? E,
Quindi, già avendo fonti di calcio sufficienti e biodisponibili, vitamina D, voi avrete un connubio che sicuramente il calcio va molto meglio nelle ossa, ok? Però di base ci deve essere un'attività fisica, ma anche queste due cose qui, vitamina D e calcio, contribuiscono a migliorare. Poi dopo qui ci sono gli eccessi, no? Perché poi troppo calcio può causare aterosclerosi, perché anziché andare nelle ossa va a finire nelle arterie. Questo dipende unicamente da una carenza di vitamina K2. È questo che può causare il deposito di calcio nelle arterie. Per cui associando anche la vitamina K2, che poi ha anche tantissime altre funzioni, adesso non entro qua nel merito, perché la vitamina D e la K2 poi ha una funzione anti-aging importantissima, ma lasciamo stare. Per cui, come vedete, non è che il latte causa l'osteoporosi, assolutamente no, anzi il latte, essendo una fonte di calcio molto biodisponibile, aiuta. Dopo voi dovete fare il resto con un'attività fisica mirata, integrale con queste vitamine e cofattori, e le vostre ossa molto probabilmente rimarranno molto molto, molto solide, ok? Quindi non c'è nessuna correlazione fra l'uso del latte e l'osteoporosi, assolutamente. Il discorso dei grassi del latte, no? Perché il latte contiene grassi saturi, fanno male alle arterie, fanno ingrassare. Anche questo è un altro mito che non ha fondamento scientifico. Ragazzi, premesso che il latte comunque di grassi ne ha pochi, non so se mi spiego, cioè 100 grammi di latte avranno, che sia un intero parzialmente scremato, ovviamente non ha quasi niente, ma anche il latte intero, un etto, ha circa 3-4 grammi di grassi. Mi sembra veramente poco, ok? Oltretutto, questi grassi qui, pensate che c'è stata un'indagine che non c'è evidenza scientifica che i grassi del latticino, del latte, causano malattie cardiache, assolutamente no. Pensate che c'è stata un'indagine che è durata ben 22 anni, la più completa che ci sia mai stata, proprio su questo discorso qui del consumo di latticini. I soggetti venivano seguiti con dei markers per vedere l'effetto nel fisico, eccetera, eccetera, e che qui non si, non, la conclusione è stata che non c'è nessuna correlazione con i grassi dei latticini e malattie cardiache. Vi aggiungo che invece addirittura alcune ricerche dicono che i grassi del latte sono addirittura benefici non solo a livello proprio cardiaco, ma anche in generale, perché contengono sostanze particolari. Il calcio stesso poi abbassa la pressione, quindi per cui non è assolutamente vero che sono grassi dannosi. Ovviamente, se uno mangia formaggi dalla mattina alla sera in quantità industriali, la quantità di grassi saturi è veramente alta, ma questo è il famoso discorso che il troppo storpia, anche se bevete troppa acqua, ci lasciate la pelle. Quindi non prendete le cose in questo modo qua. D'altra parte, poi i grassi saturi sono anche indispensabili per la produzione degli ormoni, soprattutto il testosterone. Quindi ci vogliono anche i grassi saturi. Non fissatevi solo su omega 3, pesce, sì, fanno bene anche quelli, ma l'organismo ha bisogno di tutto un mix di grassi, poi ci pensa lui a lavorarli al meglio. Non eccedete con i grassi, state in una quota contenuta, e che sia un saturi, l'organismo non ha problemi, ci pensa lui. Voi non fissatevi troppo su queste cose, perché non funziona così. Vi aggiungo che certe popolazioni molto longeve, ultracentenarie, che sono state studiate, potrei citare alcune popolazioni della Sardegna tipiche di certi paesi di montagna, dove praticamente questi anziani fin da bambini hanno sempre mangiato prodotti caseari in quantità industriali, cioè latte anche di mucca, oltre di capra, ma anche di mucca, formaggi, tanti tipi di formaggi. E questo è stato valutato anche come un fattore della loro longevità, cioè hanno mangiato per tutta la vita latticini, grassi saturi. Quindi non stiamo a, ripeto, non fossilizzatevi su fondamentalismi che non hanno un grosso senso, va bene? Altra cosa che voglio dire è questa. Ecco, il famoso discorso, no? Perché l'uomo è l'unico mammifero, eccetera, questa cantilena che ogni volta viene detta, no? Che poi la gente, siccome questa frase impressiona bene, no? Però hanno ragione. Effettivamente l'uomo è l'unico mammifero che anche da adulto beve latte. Allora è sbagliato. Non è naturale. Ecco, questo è il ragionamento che molti, apparentemente gli sembra logico, lo prendono per assodato, ma è falso. E vi spiego perché. Cioè, è vero che l'uomo è l'unico mammifero che beve latte anche da adulto, ma questa è una cosa che intanto è un aiuto. Perché è un aiuto? Perché vedete, noi abbiamo i nostri geni, la maggior parte dei nostri geni, attenzione,
si adattano all'ambiente, cioè sono plastici. Non è che tutti i nostri geni sono monolitici, quello è, arrivederci, grazie. Non è così. Nel corso dell'evoluzione, i geni, essendo plastici, si adattano alla situazione e spesso ci sono dei vantaggi evolutivi. È così che funziona, l'evoluzione, è così. Cioè. Quindi l'uomo, quando a suo tempo, 10.000 anni fa o giù di lì, ha cominciato a allevare animali che producevano latte, latticini, quindi ha cominciato anche a mangiarli, no, non in tutto il mondo, non è stato così in tutto il mondo, in buona parte del mondo, ma non, per esempio gli eschimesi, faccio per dire, gli eschimesi vanno avanti, mangiano solo pesce e l'organismo si è adattato solo con quello, per cui quello è. Però voglio dire, in molte parti del mondo, per cui anche l'Europa, ma tante altre zone, ci si è, con la coltivazione, cioè con l'allevamento degli animali che producevano latte, l'uomo ha cominciato a mangiare. Bere latte anche da adulto e mangiare prodotti caseari. È avvenuto nel corso di questi migliaia di anni un'evoluzione abbastanza rapida, che se la guardiamo nel paragone delle ere geologiche, 10.000 anni sono niente, un'evoluzione abbastanza rapida dove l'uomo ha adattato i suoi geni per la produzione dell'enzima, diciamo, per digerire anche da adulto il latte. Cioè questo è stato un adattamento che in realtà è stato favorevole, non è una cosa strana, ci sono stati tanti altri adattamenti. Potrei citare il fatto che allora l'uomo è l'unico mammifero che mangia la carne cotta. Cioè, per dire, non è che gli animali quando sbranano la preda la cuociono nel fuoco, no? L'uomo sì, e si è anche adattato a questo. Cioè, l'adattamento avviene perché si cambiano abitudini di vita, di stile, e questo lo fa l'uomo, non lo fanno gli animali vanno dritti per la loro strada e seguono quello. Per cui questo adattamento qua in realtà è stato anche favorevole perché ha fatto sì che l'uomo, specie a quei tempi là, dove non c'erano i supermercati, i frigo, no, che aprite, è stato per loro un beneficio che allevando questi animali avevano una fonte di cibo molto nutriente, continua, per cui è stato anche un fattore positivo. Quindi questa cosa qua del mammifero, che non, è una cosa che detta così può essere affascinante, ma vista la luce proprio dei dati di quello che è la natura e l'adattamento, non è quello che vuol far credere. È stata in realtà una cosa che è avvenuta perché l'uomo si è adattato, si è ingegnato a fare questa cosa e quindi è stata anche una cosa positiva. Alcuni poi citano, no, perché il latte stimola il GF1, i tumori qua e là. Molte cose stimolano l'IGF-1, ma non è poi questo in sé che stimola il tumore, sarebbe un discorso un po' più complesso. Comunque, il latte in realtà è stato visto che è anche protettivo per certe forme di tumore, potrei citare il colonretto oppure. Si è visto che, diciamo, in certe forme di ipertrofia prostatica potrebbe, c'è cioè una leggera incidenza che forse potrebbe peggiorare le cose, ma poi qui vedete. Questi studi qua, cioè, non tengono conto che nella totalità di un individuo va preso tutto. Cioè, se un individuo, non so, mangia male, è obeso, fuma, beve, poi gli capitano dei malanni, non è che il fatto che beva latte o meno, non è che cambia molto. Cioè, quindi, questi studi vanno sempre adattati un po' allo stile di vita. Però, ripeto, ci sono anche tanti studi che invece dicono che il latte protegge da alcune forme tumorali, ma se ci fissiamo su queste cose qui, ragazzi, non se ne esce più fuori. Come gli studi che alcuni dicono la carne fa male al cuore, che è falso anche questo. Vi ricordo, vi cito un aneddoto, sapete che io ogni tanto, guardando una delle famose puntate di Vita al Limite, no, con il dottor Nozara, eccetera, eccetera, c'era una sua paziente obesa che voleva fare la sapientona, cioè praticamente lei non aveva seguito la dieta perché lui gli dava solo proteine animali. Verdure e zero carboidrati, punto. Doveva mangiare solo quello. E questa qui ha detto: no, perché io ho letto su internet che la carne fa male al cuore. La carne fa male al cuore. E lì ricordo che raramente, una delle poche occasioni che il professore, il dottore, si è anche alterato. Fa lei mi sta dicendo. Peraltro, guardate che quelle puntate sono fortissime perché c'è un doppiatore che è fantastico, ha una voce molto caratteristica. Fa anche ridere. Ha detto, lei mi viene a dire a me che io studio queste cose, l'obesità, le patologie, da 50-60 anni, viene a dire a me che la carne fa male al cuore.
fa, ma lei che sta scherzando? Fa, lei quello che le fa male è il fatto che pesa 300 kg. Che di fatti aveva già uno scompenso cardiaco, diabete, è perché mangiava troppi carboidrati, no? E quindi lei invece dice no perché la carne fa male al cuore. Invece in realtà la dieta che lui gli dava, a base di proteine animali e verdure, loro perdevano peso rapidamente e tutti i loro parametri fisici miglioravano, anche la salute cardiaca. Ma questo per dire come la carne fa male al cuore, no? Cioè, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ok, allora, io vi dico una cosa, ragazzi. Non dovete sicuramente, il mio consiglio è che se, cioè, potete bere latte, non è che vi dico dovete, potete berlo e non ci sono problemi. Vi ho spiegato un po' come se avete delle intolleranze, come cercare di uscirne, e anche con prodotti alternativi. Il latte è molto nutriente, specie per i giovani che devono fare massa, no? Costruire. Il latte è un alimento che va inserito, certo, non bevete nei litri al giorno, non ho detto questo, però potete sicuramente inserirlo, anche se siete adulti. Va bene, perché è una fonte di calcio molto buona, vi fornisce comunque proteine nobili. Addirittura contiene anche sostanze che vi aiutano a dormire bene, quindi il classico bicchiere di latte per andare a letto c'è anche un senso, perché è vero. E quindi io quello che vi dico è che il latte non è il demone che vogliono farvi credere, è un alimento che va considerato nella sua, ripeto, totalità, tutte le leggende, l'osteoporosi, qua e là, eccetera, eccetera, i grassi saturi, il cuore, anche quelle non hanno fondamento. Dopodiché, se uno non lo vuole bere perché non gli piace, ok, io per esempio sono uno che non mangia mai pesce, perché sei un fondamentalista, no, che non mi piace proprio il pesce, non so se mi spiego, non mi piace in nessuna forma, eppure riconoscendo che è benefico, io consiglio sempre mangiate pesce, non lo mangio perché non mi piace e si va avanti lo stesso, quindi si può andare avanti anche senza latte. Però ho voluto un attimo chiarire questi punti, sfatare questi miti un po' della situazione generale. Vi dirò che io non sono neanche un grande mangiatore di carne, dico la verità. Un po' la mangio, sì, ma per esempio mai la bistecca, la fiorentina, ma ripeto perché non mi piace, non perché ritengo che faccia male, assolutamente. Quel po' di carne che mangio è carne bianca, tipo petto di pollo, petto di tacchino, quella roba lì, non è che più di tanto. Ma ne mangio poca perché non mi piace neanche la carne. Io in realtà sono un consumatore di latticini. Latte, yogurt, un po' di formaggi se senza esagerare, per cui buona parte delle mie proteine prendo da lì. Poi ci aggiungo le proteine siero di latte, la quota proteica c'è sempre. E il mio fisico di 97 kg, magro e definito, penso che dimostra che mi mantengo bene. Perché molti dicono, tu cioè, mangi poco, come fai a mantenerti così? Oddio, se mi mantengo e mi alleno, evidentemente funziona. Quindi voglio dire, è proprio un dato empirico, no? Quindi io spero che le vostre idee siano un po' più chiare. Questo è lo scopo dei video di Master, farvi avere le idee un po' più chiare e magari riflettere su certe cose, ok? Affronteremo anche altri argomenti di questo genere qui, perché sono interessanti. E cercate sempre di capire chi è credibile e chi non è credibile. Evidentemente molta gente pensa che Master è credibile perché lo vediamo dal successo che abbiamo, però voi siete liberi di seguire chiunque ritenete più credibile di Master. Ci sono? Può darsi, valutate voi. Noi comunque vi aspettiamo. Grazie a tutti, al top.